grazie. Allora, video sui prodotti terminati per la casa. Ho visto che il precedente, o i precedenti, adesso mi sfugge quanti ne ho fatti di questa tipologia. Però comunque piacciono molto, anche se non c'è, non trovo ma molti commenti sotto al video, ma comunque vedo che le visualizzazioni sono, insomma, abbastanza buone, quindi deduco che questo tipo di video piace. E ne approfitto per appunto farlo e svuotare la bustarella, che insomma, si riempie facilmente perché i prodotti sono un po' più voluminosi. Allora, finito proprio l'altro ieri, ah, c'è ancora un goccino. Comunque, questo detersivo per i piatti alla mandorla, fragranza mandorla di questa marca che si trova al Tigotà, Genio, no, acqua e sapone, scusate, che si chiama Genio Più. Mi sembra che ci siano altre due profumazioni di questo prodotto. Questo qui è appunto quello bianco alla mandorla, ce n'è uno verde, se non erro ce n'è uno sul rossiccio, sull'arancione. Costa pochissimo, 99 centesimi, e lo trovo veramente molto valido. A me la profumazione di mandorla non fa impazzire, ma questa devo dire che mi piace moltissimo, lascia i piatti lucidi, puliti, li deterge molto bene e sgrassa anche abbastanza bene. Quindi, insomma, per il prezzo, sicuramente molto buono. E lo acquisterò, lo vedo, cioè, sempre lì in continuo rifornimento all'acqua e sapone. Quindi, sicuramente, quando ne avrò bisogno, lo prenderò. Poi, finito, detersivo, lana e delicati, questo qui è della linea Quandè, quindi è di Tigotà, se non erro. Ho pagato 99 centesimi per un litro, non è assolutamente male. Buonissimo profumo, veramente molto buono, intenso, avvolgente, i vestiti comunque li lasciava anche molto morbidi, molto profumati. E mi trovo benissimo con questi prodotti qua, sia appunto per la lana che per i delicati. Poi appunto 99 centesimi, quindi assolutamente molto valido come prodotto. Non so la casa che la distribuisce. Distribuito da Gottardo SPA, l'ho già sentito, non mi è nuovo, adesso non mi sovviene quale azienda famosa possa essere. Comunque l'ho già sentito, appunto, Gottardo SPA di Padova. L'ho già sentita come azienda, forse di qualche sapone. Adesso non, ripeto, non mi viene in mente. Poi ho terminato questo Bref Brillante, 100% più brillante della prima passata per superfici pregiate, ovvero marmo e parquet della Bref. Profumo buonissimo, veramente molto buono. I pavimenti vengono detersi abbastanza bene e li lascia discretamente lucidi. Mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente, per il marchio Bref. L'avevo preso in offerta, ma non so sinceramente se lo riacquisterò. Sto cercando un prodotto che io ho il parquet praticamente quasi in tutta casa, tranne nei bagni. Eccomi. Stavo dicendo che appunto non so se lo riacquisterei perché mi aspettavo qualcosa di più. Sinceramente, appunto, sto cercando un prodotto per il parquet. Che è molto bello quello che ho io, è sul rossiccio scuro, non so bene come si chiami il materiale. Dai, Monello! Però in alcuni punti è parecchio rovinato, parecchio graffiato. Comunque, dato che non mi piace la cera, sto cercando comunque un prodotto che mi permetta di lucidare e di proteggere al meglio la superficie. Quindi, insomma, se avete qualche altro marchio da consigliarmi, io vi ringrazio. Adesso non mi ricordo quello che ho aperto, perché quando li trovo in offerta io comunque li acchiappo. Credo di aver preso quello,
uno di un marchio un pochino più conosciuto, ma anche quello sinceramente non è che mi stia proprio entusiasmando, quindi niente, lo proverò. Poi abbiamo terminato per i bagnotti, uno di questi spray per la casa, Glade, questo qua è veramente buonissimo, è un mughetto. Sì, per il bagno del mio pupotto quando fa le caccotte puzzolentissime. Molto validi, sono buonissimi. Questi qua ce n'è ancora un pochino, però non lo spruzzo là più. Molto buoni. Io quando li trovo in offerta li prendo sempre a due o tre alla volta. Poi un altro detersivo per lana e biancheria delicata. Questo del marchio Carrefour al profumo lavanda. Questo non mi era piaciuto particolarmente. Il profumo di lavanda, sì, buono, era di colore lillino, vedete che ce n'è ancora un pochettino. Buono, ma non così eccezionale. L'avevo preso in offerta anche questo. Proverò magari altre profumazioni. Sinceramente, tra questo e questo qui del Tigotà mi è piaciuto di più. Quello lì lasciava i capi anche più profumati e più morbidi. Ho praticamente finito, ancora solo due prodottini, quindi video molto veloce, però dovevo smaltire questi prodotti, ecco, cioè volevo liberare la busta. Un detersivo per la lavatrice. Questo qui è alla Marsiglia. Del marchio Bennett, questo è da 1980 ml, 2 litri diciamo. Questo era molto buono, mi era piaciuto abbastanza. Buon profumo di Marsiglia, che però sinceramente dopo un po' mi ha stuficchiato. Poi non sono molto amante dell'odore della Marsiglia e questo comunque è molto intenso, molto forte. Lavava abbastanza bene. Quello che sto utilizzando adesso, che ho preso al Lidl, credo, mi piace molto di più e ve ne parlerò nel prossimo video perché l'ho quasi terminato. Poi, buonissimi, veramente molto belli questi, molto validi, questi guanti. Io li uso sempre i guanti perché sennò le mie manine si rovinano tantissimo, si seccano tantissimo. Questi guanti della Marigold presi in offerta, non mi ricordo dove, sono veramente, veramente. Sono adatti per le pelli sensibili. Presi in promozione, ovviamente li ricomprerò. Poi ho dimenticato una cosa che adesso andrò a prendermi perché ci tenevo a parlare di parlarvene. Comunque, un altro paio di guanti che secondo me è molto valido sono quelli lì marchiati proprio acqua e sapone, guanti felpati, anche questi. Quelli blu sono veramente molto validi, robusti, mi trovo molto bene anche con questi. Vado ad acchiapparvi quell'altro prodotto che ero convinta di aver messo nella busta e non l'ho messa. Arrivo subito. Eccomi, ci tenevo a parlarvi di queste spugnette che sono chiamate spugnette magiche, ovvero queste qui in poliuretano. Credo che si chiami il materiale. Questa qui è nuova, pulita, non è ancora utilizzata. Però ultimamente ne sto utilizzando veramente moltissimo. Io ho preso il pacco da 100, credo, su AliExpress e pagate veramente una sciocchezza, forse 3-4 euro. Ero un po' scettica perché tutti, ah, stupende, meravigliose, le uso per tutto. Sapete la gente com'è che sempre esagera un po'. Sinceramente, ho continuato, ecco, ad essere scettica anche quando le ho comprate e quando ho iniziato ad utilizzarle, perché per esempio da utilizzare dove? Tra le piastrelle e con le fughe delle piastrelle. Io sono appunto in questo, ci siamo trasferiti in questa casetta che non aveva comunque i bagni ristrutturati, quindi sapete, insomma, un po' usurati, un po' sporchi, insomma, dai precedenti proprietari che non erano proprio molto molto puliti, e quindi comunque avevo le fughe delle piastrelle molto molto nere e ci sono andata dentro con un bel po' di olio di gomito, ma sinceramente con queste non ho ottenuto niente. Ma ho trovato che sono validissime, vabbè, sui materiali di gomma, per dire, le sedie quelle bianche da giardino puliscono benissimo. Sulle piastrelle si aiutano magari a togliere un po' il calcare, ma
insomma, neanche più di tanto, non ho visto chissà quali differenze da una spugna normale, diciamo. Portano, aiutano a togliere magari delle macchiettine sulla pietra, sui marmi. Io ho il piano in marmo in bagno e spesso lo passo per togliere appunto un po' di calcare che si deposita. Lo passo e viene bello lucido il piano. Ho provato a utilizzarlo sul calcare dei sanitari, ma non fa niente di particolare. Ho trovato che è favoloso sull'acciaio per pulire le pentole, per pulire il lavello. Io il lavello è un acciaio, però quello zigrinato, e mi ha tolto delle macchie che veramente non riesco a togliere, quelle che lasciano comunque le pentole, un po' di ruggine, quelle delle macchiette comunque sul marroncino che, pur mettendo sgrassatore, andando di olio di gomito, non sono riuscita a far andare via. Ho passato questa senza sapone, senza nulla, solo umida, mi ha tolto tutto. I fornelli del gas vengono pulitissimi con questa, anche lì la cucina c'era già, e quindi insomma non vi dico in che stato era. Queste spugnette mi hanno aiutato a portare praticamente quasi all'origine i fornelli, perché insomma dove ci sono magari punti un po' più stretti, un po' più particolari, dove ci sono le bocchette proprio del gas, lì servirebbero qualcosa di un po' più sottile, piccino. Comunque puliscono veramente benissimo l'acciaio. Io appunto ho preso una scatolona da 100 pezzi, quindi ne ho per un bel po', li ho distribuiti anche un po' in giro a amiche e colleghe da far provare. Però se vi capita e siete solite fare comunque questi su AliExpress e avete delle fisse, insomma, per la cucina, per le parti in acciaio, queste sono veramente ottime, quindi solo umide, senza detersivo, fanno benissimo il loro lavoro. Ed ecco qui, questi sono i prodotti terminati detersivi dell'ultimo periodo. Come avete visto, niente di particolare. Più che altro spero di avervi tenuto compagnia, di avervi interessato, insomma, all'acquisto di qualche prodottino, se magari li avete già visti per i fatti vostri, e magari non mi attiravano i prodotti. Boh, io vi lascio la mia testimonianza. Ripeto, se qualcuno di voi ha voglia di consigliarmi qualche prodotto per la pulizia del parquet, mi farebbe molto piacere. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi abbraccio. Ciao!